Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Mattia Zenzola, l'intervista verissimo. Mattia Zenzola, questo pomeriggio il grande vincitore di Amici ripercorre tutta la sua esperienza da amici, partendo da quello che è successo l'anno scorso, l'infortunio, fino ad arrivare ad alzare la coppa. Silvia Toffanini incalza subito con le domande: hai dormito con la coppa? E lui dice chiaramente che per lui è molto importante quella vincita. Descrive il momento quando è rientrato dopo la finalissima di domenica nella sua Puglia e ha riabbracciato il padre con la coppa in mano. Un abbraccio durato qualche minuto senza far scorrere nessuna parola, solo un abbraccio che ha detto veramente tanto. Queste le parole di Mattia Zenzola. La Toffanini incalza con tantissime domande, fino ad arrivare al problema che ha avuto il padre. Si sono trovati nel periodo del Covid con il padre che è stato male, ho rischiato di perderlo due o tre volte, ho capito un paio di volte cosa significa non avere un padre. Lui è stato però molto freddo, a differenza della mamma che a volte perde la bussola e piange, ha detto lui è stato molto freddo ed è stato contento di come si è comportato in quel caso, anche perché avendo un fratellino più piccolo era lui a prendere le redini dell'uomo di casa e sicuramente aiutato tantissimo la mamma, che poi entra in studio e conferma quanto detto di Mattia. Dice che Mattia per lei è un dono di Dio. Mattia Zenzola, ovviamente, un ragazzo, come l'abbiamo visto, sincero, pulito e trasparente, molto preciso, ordinato, come lo ha descritto la mamma, soprattutto sul quello che è proprio la salute dei genitori. Lui ci tiene molto, non mangiare questo, non fare quello, ed è proprio molto apprensivo proprio con i propri genitori. Amici di Nova News 24, l'intervista di Mattia Zenzola prosegue, e proprio la mamma di Mattia dichiara che quando ha partorito Mattia ha avuto gravi problemi durante il parto, e quindi la nascita di Mattia è stata come per loro un dono di Dio, ecco perché il nome proprio Mattia. Poi il suo fratellino più piccolo, Mattia, lo protegge tantissimo, cerca sempre di ovviamente proteggerlo. In ogni intervista ne parla pochissimo, anche questo pomeriggio ne ha parlato veramente poco. Comunque è sicuramente un fratello con cui trascorrerà del tempo, perché Mattia, lo abbiamo visto, è un ragazzo sinceramente molto attaccato ai propri valori e alla propria famiglia, come un ragazzo che si fa ovviamente voler bene, si è fatto voler bene anche nella scuola di Amici. Amici di Nova News 24, l'intervista prosegue con l'ingresso proprio prima della sua grandissima compagna di ballo durante la permanenza nella scuola, ricordiamo Benedetta, e poi l'ingresso di Raimondo Todaro. Un abbraccio lungo con Raimondo Todaro, racconta tutto quello che è stato. Raimondo dice chiaramente cosa è stato per lui Mattia, lo ha strigliato più volte, gli ha chiesto scusa anche prima della finale, ma ha detto che rifarebbe tutto. Quelle strigliate sono servite per farlo crescere. Mattia conferma che non deve chiedere nessuna scusa, per lui Raimondo non è stato solo un grande maestro, ha detto che ha una cultura pazzesca in ambito musicale e soprattutto nella danza latinoamericana, è un grande pozzo di scienza, così lo ha definito proprio Mattia. Ma non solo questo, proprio lo ha definito quasi un fratello, un compagno d'avventura, un amico, una persona con cui davvero confidarsi. E proprio Raimondo lo ha cambiato, ha detto se era il Mattia dell'anno scorso non avrebbe potuto fare nemmeno questa intervista. Invece Mattia è arrivato in fondo, è cresciuto, è diventato l'uomo che è, il ragazzo di 22 anni che però già si presenta come un uomo. Amici di Nova News 24, Mattia Zenzola vince Amici 2022-2023. Diteci voi cosa ne pensate dell'intervista di Amici. L'intervista ovviamente si chiude con i balli di Mattia, in mezzo proprio ai suoi compagni, ricordiamo Angelina, Wax e Isobel, che sono arrivati con lui in finale. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.